amici di ANS, giovani salesiani, membri della famiglia salesiana. Oggi siamo con Don Martin Lasarte, del settore per le missioni, al quale vogliamo rivolgere alcune domande sulla congregazione, sul suo livello di vita missionaria, e con lo sguardo però soprattutto a un nuovo documento rilasciato dal settore per le missioni, il manuale per l'animazione missionaria salesiana. Don Martin, partiamo con uno sguardo generale. La congregazione salesiana oggi quanto è missionaria? Carismaticamente tutti i salesiani, quasi 15.000 salesiani, siamo tutti missionari dove ci troviamo. Ma al di là di quello, più o meno ci saranno circa 800.000 salesiani e missionari agentes, cioè salesiani che hanno lasciato la sua ispettoria per andare a servire un'altra. Bene, quindi questo è proprio uno degli aspetti carismatici. E in questo senso, il manuale che avete elaborato e che è uscito in 5 lingue in questi giorni, cosa vuole ricordare ai salesiani? Ecco, questo manuale è stato approvato per il Rettore Maggiore e il suo Consiglio nel 2017. Soltanto adesso abbiamo fatto la pubblicazione del manuale in carta e anche con diversi annessi. Ma il concetto principale è dare gli strumenti alle ispettorie per l'animazione missionaria. Soprattutto il delegato animazione missionaria con il suo equip alcuni elementi capaci di creare quella cultura missionaria nella propria ispettoria. Ecco, lei ha parlato del delegato ispettoriale di animazione missionaria, quindi questo testo è rivolto solo a lui o a anche altri destinatari? Ecco, il primo destinatario è lui, sapere quali sono i suoi compiti, ma certamente lui lavora totalmente integrato nell'equipe della pastorale giovanile e anche con la sua equipa di animazione missionaria ispettoriale. E anche sarebbe molto buono che in ogni casa ci fosse un delegato di animazione missionaria, che a volte può essere un laico impegnato nella propria comunità, nella comunità educativa pastorale, che mantiene viva questa dimensione, questo aspetto proprio del nostro carisma, che è la dimensione missionaria. In questo senso lei ha anche parlato di una cultura missionaria. Il manuale qualche spunto, cosa presenta per favorire questa cultura missionaria diffusa? Ecco, la prima cosa è rivedere Don Bosco missionario, Don Bosco che aveva un cuore che voleva abbracciare tutto il mondo. Don Bosco non ha potuto andare alle missioni propriamente lui, ma ha inviato i suoi figli. Dunque abbiamo una dimensione di revalorizzare questa presenza, questa dimensione missionaria nel carisma di Don Bosco e nei primi salesiani. Dunque, perciò è importante, per esempio, valorizzare tutte le dimensioni del nostro carisma nella formazione, per esempio, c'è negli annessi la formazione missionaria dei salesiani, che non è soltanto per quelli che saranno missionari, ma per tutti i salesiani che stanno in formazione, dal pre-noviziato fino alla formazione permanente, come loro devono educare, come devono mettere a fuoco questa dimensione apostolica, questa dimensione missionaria nella sua formazione, nel suo cammino spirituale salesiano. Perciò il delegato e anche questa equipa missionaria sono un po' il sentinella nella ispettoria per mantenere viva questa fiamma missionaria. Un elemento questo di mantenere vivo il carisma. Un secondo elemento propriamente pastorale, cioè l'animazione dei gruppi missionari. Una cosa molto importante in ispettorie che hanno una vitalità di animazione missionaria sono i diversi gruppi missionari. Ci sono diversi paesi, le chiamano diversi nomi, gioventù missionaria salesiana, gruppi di azione missionaria, tanti nomi, ma è importante che dalla scuola, nelle parrocchie fino all'università si creano gruppi con questa dimensione, con questa preoccupazione missionaria. E dopo anche c'è la dimensione del volontariato missionario, una dimensione molto bella che sta pronto per uscire adesso il nuovo manuale in 5 lingue che abbiamo fatto in collaborazione pastorale giovanile e animazione missionaria. Il delegato di animazione missionaria dovrebbe essere colui che dà una spinta, un'animazione, una promozione a questo volontariato missionario nella propria ispettoria. Perciò sono tanti giovani che cercano anche un nuovo orizzonte, qualcosa
per lo quale donare la sua vita. In questa dimensione il volontariato missionario è propriamente un orizzonte bellissimo per fare una proposta di santità, una proposta esigente ai nostri giovani. Grazie Don Martin per questo dialogo, per queste parole molto ricche di speranza, anche che ci hanno gettato luce su questa dimensione salesiana missionaria. E salutiamo i nostri amici di ANS e li aspettiamo ancora per altre interviste e altre storie.